Sono contenta che ci sia stata questa grandissima partecipazione ai gazebo di Forza Italia. Sono anche contenta che con tutta la ressa che c'è stata per votare nessuno si sia fatto male, perché secondo, diciamo, un po' le statistiche, 50.000 persone su 70 gazebo aperti 13 ore vuol dire una media di una persona ogni 45 secondi, quindi ben venga che nessuno si è fatto male nella ressa per votare. È Detto ciò, maliziosa questa no, saltamartini. però cioè, faccio dei Quella è calcoli. E maliziosa. qui la dottoressa Ghisleri forse me lo potrà confermare. Anche nella propaganda bisogna avere un minimo di, Ma c'era diciamo, senso della misura. senso della misura, C'era il no? voto online? Cioè, no, il voto online non c'era. Detto ciò, però nel rispetto di quei cittadini romani che sono andati al gazebo di Forza Italia, per i quali io chiedo rispetto anche per chi è venuto ai nostri gazebo a votare, da noi sono venuti solo 15.000 persone. I cittadini che sono venuti ai nostri gazebo ci hanno dato un input e ci hanno detto chiaramente che rispetto a più candidati Bertolaso era quello meno gradito. Matteo Salvini lo ha sempre detto. Lui a Roma entra per la prima volta, poi ci sono persone che hanno aderito a noi con Salvini che hanno un'esperienza politica precedente, la sottoscritta, così come tanti altri non hanno mai avuto un'esperienza politica. Salvini non ha voluto ascoltare noi.